In questo canale parliamo spessissimo di cultura pop, in particolare anime e manga, ma sto iniziando a parlarvi un pochettino anche di cinema, serie TV, però oggi ho deciso di consigliarvi invece dei libri perfetti per partire con il King del terrore. Stephen King. Io ho una vera e propria ossessione per Stephen King, l'ho portato sia nella tesina delle superiori che in quella della laurea, mi è servito tantissimo ad esempio anche i suoi saggi on writing, Dance Macabre, vi consiglio letteralmente quasi tutto quello che è uscito dalla sua penna, però ho pensato, se qualcuno si vuole approcciare magari a Stephen King e ognuno di noi ha dei gusti diversi anche a partire dall'approccio con il thriller e l'horror, che cosa potrei consigliargli? E da questo nasce questo video che cercherò di essere il più breve possibile ma anche conciso. Partiamo con Pet Sematary. Ho deciso di prendere, ultima premessa giuro, questi libri e confrontarli molto brevemente anche con gli adattamenti cinematografici, visto che li ho visti quasi tutti tranne uno che poi vi dico. Comunque Pet Sematary è una storia molto molto bella ed è anche una lettura piuttosto scorrevole, vedete non è un solito tomone di King, quindi ve lo potete leggere tranquillamente in un paio di giornate. La trama è piuttosto semplice perché c'è questo classico cliché della famiglia che si sposta per il lavoro del padre e iniziano la nuova vita in questa cittadina. In realtà però non è la casa a essere stregata, non è la cittadina, non è il posto di lavoro, bensì si troveranno molto vicini ad un cimitero indiano. In questo posto infatti decideranno di seppellire il proprio gatto che viene a mancare a causa di un incidente e decidono di fare in questo modo, però il gatto tornerà indietro un po' diverso. Da qui c'è un escamotage che unisce sì orrore, ma non è un orrore troppo esplicito, troppo grusso, ma a parte un paio di scene, è principalmente legato al dramma di una famiglia che si trova davanti a delle scelte davvero impossibili. È un libro pesante, ma che non trovo sia così difficile da digerire rispetto ad altri libri di King e ve lo consiglio davvero tanto. Ci sono stati due adattamenti cinematografici, uno più datato, mi pare fine anni 70, inizio anni 80, che ne hanno fatto un altro più recente che secondo me ha alcune scelte molto molto intelligenti e molto interessanti. Però rimango convinta che hanno fatto dei cambiamenti, ma non vi voglio spoilerare perché è talmente semplice la trama che se vi dicessi che cosa succede, qual è il fulcro dell'azione, che in realtà vedete anche nei trailer, però io mi sentirei in colpa perché è proprio lì che c'è il dramma ed è lì che esce il King che noi tutti amiamo. Pet Sematary quindi ve lo consiglio se amate l'horror e volete una lettura che non sia troppo pesante in modo tale da capire se King può fare per voi. Il secondo libro è Dolores Claiborne, qui vi voglio parlare un secondo subito dell'adattamento cinematografico perché è estremamente efficace, anche perché c'è un'incredibile Kathy Bates, un'attrice che io porto proprio sul palmo della mano, che tra l'altro, piccolo fun fact, ha interpretato un altro personaggio femminile estremamente interessante e controverso, sempre della letteratura kingiana, e sto parlando di la protagonista di Misery, in Misery non deve morire nel film, in realtà il libro si chiama Misery, ma non importa. La storia in breve viene ambientata in uno dei luoghi più cari alla letteratura kingiana, Little Town Island, e in questo caso c'è Dolores che è una donna che ha subito continui abusi dal proprio marito che è un alcolizzato e che maltratta anche i figli, ma arriva ad un punto in cui il padre di questa famiglia fa qualcosa che non avrebbe mai dovuto fare e qui si scatena la nostra Dolores. Non vi voglio dire di più, ma è molto bello anche per il rapporto che c'è tra due personaggi femminili completamente lontani dai canoni classici della narrativa, cioè Dolores, che appunto è una donna comunque di una certa età, non descritta come bellissima e tutto il resto, e la sua padrona, sì, utilizzo questo termine con cognizione di causa, perché lei lavora a servizio di questa signora assolutamente intransigente con un carattere orribile, ma il loro rapporto che si forma pagina dopo pagina vi commuoverà, vi farà arrabbiare, è veramente scritto in modo incredibile. Ho deciso di parlarvi di questo libro nonostante sia un thriller e neanche con elementi eccessivi, proprio zero a livello di sangue o cose del genere, perché qui King tratteggia l'animo umano in maniera incredibile. Tra l'altro ve ne renderete conto leggendolo anche in italiano ma in originale ancora di più, di come riesce a far parlare personaggi di estrazioni sociali diverse in modo completamente differente. Quindi se volete un vero e proprio piccolo saggio di quello che può essere la natura umana, anche molto modesta, secondo me Dolores Claiborne non ve lo potete proprio far sfuggire. Proseguiamo, questo
è un pochino più attuale. In realtà mi sono resa conto che vi ho scelto libri vecchiotti, ma se vi piace ancora tutto l'argomento King, volete altri consigli di lettura o altri consigli sui film tratti da King, visto che l'autore mi pare dopo Shakespeare o addirittura prima di Shakespeare più adattato di sempre, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi ricordo che nell'info box trovate tutti i miei social, se volete seguirmi, supportarmi, lasciate un like o un commento, che YouTube si è un po' arrabbiato con me ultimamente, quindi mi date una super mano e iscrivetevi al canale. Cose preziose. Ancora una volta torniamo all'argomento delle piccole città e della banalità del male. Sono due temi centrali nella poetica kinghiana, insieme al rapporto con i genitori e a volte ha dei problemi con i cani, nonostante abbia una cagnolina bellissima che si chiama The Thing of Evil, Molly, The Thing of Evil, assolutamente bellissima, non perdetevela su Twitter, troppa delle foto incredibili, che è una corgi tra l'altro, quindi proprio diabolica. Cose preziose racconta di questo commerciante che arriva in questa piccola e ridente cittadina e inizia a creare letteralmente l'inferno da cose minuscole. Si basa un sacco su quella che è la varizia e la cupidigia umana, magari anche molto legata al lato del collezionismo, quindi chi come me o come molti di voi è legato a determinate collezioni, che siano carte, libri, manga o figure, si sentirà molto colpito, perché in questo negozio potrete trovare la cosa che desiderate più di ogni altra cosa, purché sia una cosa fisica, insomma. E da queste piccole cose si diventa veramente si entra veramente all'interno di un effetto farfalla che porterà il disastro. Mi dispiace non potervi dire di più, ma è veramente fatto a piccoli step e vi renderete conto che molto spesso le conseguenze delle nostre azioni sono qualcosa che noi non possiamo calcolare. Ecco, il libro si basa veramente su questo. È abbastanza crudo, non perché ci siano scene troppo violente, anche queste insomma ci sono, ma sono un po' sul secondo piano, ma perché imparerete veramente ad affezionarvi ai suoi personaggi e quando vedrete la fine di alcuni di loro soffrirete parecchio. In questo caso c'è un adattamento ed è l'unico che non ho visto, quindi non posso farvi un confronto. Se qualcuno di voi l'ha visto, mi raccomando, me lo faccia sapere nei commenti. Comunque, cose preziose, tutto sommato, per lo stile di King è anche un tomo leggerino. Non leggerino invece è la mia bellissima edizione super poraccia. Pensate che di It questo è il bonus, quindi i tre libri principali erano quelli, ma questo è un bonus che non potevo non accennarvi. Pensate che io ho 4 copie di It, ho avuto 4 copie di It, una mi si è disfatta letteralmente nel mare della Grecia in quarta superiore, una ce l'ho ancora a casa di mamma e qui ho questa edizione poraccia e anche l'edizione in inglese. It secondo me è uno dei capolavori assoluti di King. Non ho voluto parlarvene perché secondo me c'è tantissimi canali, tantissime persone che ve lo consigliano e secondo me ci sono tanti altri titoli molto interessanti di King in cui esplora diverse fasi della vita, della natura umana, però It è veramente un percorso a 360 gradi che nasce dai bambini per portarci ai giovani adulti. Essenzialmente il mostro di cui si parla, il pagliaccio Pennywise, lo conosciamo tutti, è diventato un fenomeno della cultura pop, è un'icona vera e propria, rappresenta anche tutte le nostre paure, le paure anche di diventare grandi, la paura di invecchiare, la paura di prendersi le responsabilità. It è un vero e proprio, anche in questo caso, sorta di saggio di quello che è il percorso psicologico che porta da ragazzini a diventare adulti, parla tantissimo della dimensione adolescenziale, della paura che abbiamo per i cambiamenti del nostro corpo. Ci sono delle parti what the fuck che nei film non hanno trasposto, né nella versione degli anni 90 con Tim Curry, né nella versione più recente con Andy Muschietti e un'incredibile Jessica Chastain. Io vi consiglio però caldamente il libro, perché nonostante le parti what the fuck, che si sa perché le ha scritte in questo modo, se non lo sapete datevi un occhio, non ve lo voglio dire sennò YouTube si arrabbia tantissimo, però datevi un occhio alla biografia di King che ne ha fatta una per colore, credo che comunque riesca tutto a scorrere in questo universo un po' pirotecnico e questo è un libro che fa davvero paura, cioè se gli altri secondo me si mantengono su un velo più di angoscia o di ok, magari chiudiamo le porte, It vi spaventerà, ma vi spaventerà in modo estremamente intelligente, molto più che guardando i film. Detto questo, piccolissimo apprezzamento, allora il film con Tim Curry, la miniserie televisiva in realtà, perché sono due parti di serie televisiva, è anche questo iconico, ovviamente edulcora in modo allucinante, rendendolo più una comedy, una horror comedy, modalità alcuni degli ultimi Scream, cose del genere rispetto a
un horror vero e proprio. I film con Andy Muschietti, il primo veramente molto valido, il secondo cala tantissimo, purtroppo, secondo me, anche per delle scelte di casting e anche perché è molto difficile riuscire a rendere la trasformazione finale di It, e secondo me non l'hanno fatto in maniera incredibile, però sono riusciti a rendere le dinamiche umane, che poi è sempre il focus e il core principale di ogni narrativa di Stephen King. Io vi ringrazio un sacco per il tempo che mi avete dedicato, spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima!